Allora, quindi questo filmato che abbiamo visto ci introduce, io ovviamente la luce continua a non funzionare, perché è tutta qua, mi introduce a quello che vi volevo raccontare oggi, cioè abbiamo visto appunto vagamente, brevemente, come funzionano i sistemi dinamici, no? Supponiamo che siano questi algoritmi che appunto di cui parla questo Slavin, che è il mio Slavin. Allora, la domanda è, in qualche maniera, come possiamo riconoscerli? Ovvero, perché li studiamo? Noi abbiamo, diciamo, un sistema, facciamo una mappa per fare le cose più facili, no? X punto uguale f di x, è una mappa logistica. Questa qui, questa è la diagonale, no? Vi ricordate, ma una cosa così. Allora, quindi, praticamente da questa mappa, o dal modello di Lorentz, o da qualcuno di questi, tiriamo fuori una serie temporale, xn, no? Ovvero x con 0, x con 1, x con 2, x con n e così via. Bene, questo qui tipicamente la buttiamo su un disco. Allora, supponiamo adesso che questa qui non sappiamo che viene da questa mappa, ma ce l'abbiamo misurata per esempio sul mercato finanziario, o in natura, o su un esperimento, o così via. Quindi la domanda è: cosa ci faccio con questa qui? Perché chiaramente può essere, come si è visto all'inizio, può essere, diciamo, venire da un processo deterministico, e diciamo lo possiamo distinguere, anche se ancora non si sono proprio introdotti, diciamo, tra basso dimensionale, ovvero quelli che abbiamo studiato per ora, no? 1, 2, 3, che ne so, 5 dimensioni, cioè 5 equazioni accoppiate, ecco, quando dico dimensioni voglio dire il numero di equazioni che mi generano la faccenda, oppure può essere alto dimensionale, per esempio il nostro codice Leonard Jones all'inizio, no? Si faceva girare con 100 particelle, quindi essendo ognuno in due dimensioni è governato da 200 equazioni, visto che sono del secondo ordine addirittura 400 equazioni, d'accordo? In questo caso, diciamo, lo chiamo alto dimensionale, diciamo che la differenza tra basso e alto lo mettiamo intorno a 10, per dire qualche cosa di umano, d'accordo? E questo in realtà la natura dovrebbe essere già tutta compresa qui, perché no? In realtà è sempre alto dimensionale, però in parte di questi possono scomparire e darmelo una cosa bassa dimensionale. Però, appunto, oggi cercheremo di vedere questo punto, può succedere che questa qui non si separa, cioè che questa roba rimanga molto mescolata, no? Quindi la prossima approssimazione è quella di dire è un processo deterministico, diciamo sempre basso dimensionale, più rumore. E quello che voglio fare, è quella, diciamo, una maniera di interpretarla, è quello di sostituire tutti i gradi di libertà, e qui butto semplicemente via, con qualcosa di, diciamo, che in qualche maniera ne tenga ancora conto, no? Io lo chiamo rumore, stocastico, temperatura. Questa è una possibilità. L'altra possibilità è quella di vederlo proprio come un processo completamente stocastico. Nelle prossime lezioni cominceremo a guardare questo qui. Ma intanto cominciamo a capire fino a che punto posso distinguere tra questi qui e perché le cose stanno cambiando oggi. Quindi riprendiamo il nostro sistema. Allora, quello che vogliamo fare oggi, e magari ve lo dà anche da fare, cercate di farlo anche voi per casa, se ci avete voglia,
generare delle sedi temporali, in qualche maniera, quelle cose che abbiamo già visto, la tattoria di Lorentz, se si vuole, oppure mappa logistica e così via. E cercare di analizzarle, quindi quello che si chiama analisi di serie temporali. Chiaramente, fino a oggi, soprattutto nei campi meno precisi, per esempio nei campi meteorologia, ma anche dati ambientali e così, uno parte direttamente con un'analisi statistica. Nel senso che se io prendo la popolazione, per esempio, di Firenze negli ultimi 200 anni, posso provare a metterli in grafico tempo X, no? E vedere che cosa fanno. Posso eventualmente arrivare qui dicendo che c'è una certa tendenza a crescere, una certa tendenza a decrescere, no? Però poi, oltre a questo, e vediamo, ci stiamo facendo questo, quando dico una certa tendenza a crescere, una certa tendenza a decrescere, essenzialmente sto dicendo questo qui, più darò qualcosa tipo il trend della varianza, oppure se è un processo stazionario, dico essenzialmente quant'è la media e quant'è la varianza, non molto di più di questo. Quindi mi pongo automaticamente qui dentro. Questo perché ovviamente, i dati della popolazione dipendono da tante variabili. Lo so che non è che se il fatto che è nato uno ieri mi determini, abbia molte correlazioni con quello che succede oggi. Però magari invece vede un altro tipo di, cioè se potessi magari misurare tanti altri dati, no? Che ne so, quando la gente spenge la luce in camera da letto, quello magari potrebbe essere più correlato con quello che succede da lì a 9 mesi, no? O qualcosa del genere. D'accordo? Quindi siamo abituati noi a vivere in un mondo dove ci mancano tanti dati e per questo siamo così portati a dare un'interpretazione stocastica. Però appunto oggi quello che voglio far vedere è che invece quando io posso avere dati di buona qualità, ovvero tanti dati con campionamenti diciamo piuttosto raffinati e con potendo prendere diciamo tanti aspetti del problema, cosa che chiaramente quando la roba si muove sui computer è più facile da fare, allora piano piano riesco a spesso alcune volte, diciamo, a far vedere che questo che era qui il rumore in realtà sta andando sempre di più verso un processo dinamico altodimensionale. E chiaramente, diciamo, i casi in cui si fa questo qui sono già stati studiati perché sono quelli più facili. Però diciamo il processo è quello lì. Allora, quindi volevo discutere con voi appunto un po' di tecniche e dopodiché vedere un po' qualche esempio, poi magari vi lascio il fine settimana se avete voglia di provarci e poi lunedì vi faccio vedere i programmi in modo che vi lasciate un po' di suspense. Allora, la prima cosa semplice che si può fare con i nostri dati, diciamo, le cose semplici sono chiaramente analisi di Fourier. Chiaramente se la serie è stazionaria, e chiaramente, per esempio, nel caso, diciamo, una cosa che è stata fatta fin dai tempi più antichi, no? Cosa succede? Ho presente l'analisi di Fourier? Sì, cioè, i fisici penso ce l'avranno presente. Voi la fate trasformata di Fourier. Vabbè, quindi diciamo, chiaramente si sta parlando di trasformando di Fourier discrete, sono serie temporali, quindi diciamo la nostra x tilde k sarà qualcosa del tipo somme su
su j che va da 1 a n di, che cosa? Di xj e alla i 2 pi greco su n, che non me lo so, j k. Poi diciamo, facciamo un piccolo escursus. Le trasformate di Fourier sono fatte così, però c'è sempre una grossa incertezza su come dire, come farlo esattamente, cioè, ovvero c'è poco agreement. C'è chi ci mette il meno qui sulla trasformata diretta e il più su quella inversa, e chi invece lo fa al contrario. Per esempio, Numeri Carresi ti mette il meno sulla trasformata diretta, mentre la GNU Scientific Library, diciamo perché ci sono le altre librerie, non ricordo come sono, non BLAS ma FFTW, qualcosa, cioè sono librerie classiche, ci mettono invece in più. L'altra cosa su cui non sono nessuno sono d'accordo è se metterci qui l'1 su n, o sulla trasformata opposta, se mettere su ognuno dei due uno sulla radice di n. Quindi diciamo questi sono un po' lasciati all'arbitrio, insomma. Beh, però cambia poco. E chiaramente se i dati da trasformare sono reali, si può risparmiare un po' di operazioni, perché ovviamente la definizione questa qui vale pensando che questi siano complessi. Se sono reali, chiaramente non si sarà a fare tutte le operazioni sulla parte immaginaria che è zero, e quindi si può rimpaccare un po' la roba in modo da averli su meno componenti. Però vi invito a provare a farlo, questo esercizio qui, prendendo per esempio le GNU Scientific Library, se volete, non so se la conoscete, è una libreria free, sviluppata da GNU, c'erano dei nomi un po' pazzeschi, cioè un po' lunghissimo, dopo vi faccio vedere le funzioni, ma insomma è una cosa standard, semplicemente per prendere dimestichezza su come vengono impaccati i dati negli array, no? Perché per esempio se dovete fare la trasformata, cioè quindi voi generate una serie banale tipo x, i, non chiamiamolo i perché i poi si usa per quelle cose, chiamiamola fi, i poi se no si confonde con un termine immaginario, no? X diciamo che è della serie, ne so, a 1 seno di omega 1 t più a 2, possiamo mettere una fase, più fi, più a 2 seno di omega 2 t, diciamo perché una delle due si può mettere tranquillamente a 0 di fase, d'accordo? Allora, quindi, diciamo, l'esercizio da fare è, perché questo è facilissimo calcolarsi a mano quanto devono essere le componenti, no? Farselo generare, ricordiamoci, conviene che t grande sia 2 alla qualche cosa, alla m, e che così le routine per potenza di 2 sono molto più veloci che per quelle normali, no? Di solito addirittura si preferisce allungarlo fino alla prima potenza di 2 disponibile il dato, perché dal punto di vista numerico è molto più conveniente, no? Sapete come funziona l'algoritmo della trasformata in Fourier veloce? Essenzialmente è un algoritmo ricorsivo. Cioè, si può dimostrare che se uno prende, diciamo, i dati, che so, 2 a 2, no? Si fa una semplice moltiplicazione per un fattore così, no? Quei due li mette a posto. Poi allora lo fa a 4 a 4, a 8 a 8 e così via, e quindi in log 2 dei dati fa tutta la trasformata. Più ci vuole un altro po' di tempo per rimetterli in ordine, perché vengono, diciamo, in questa maniera vengono fuori con l'indice espresso in base 2 all'opposto, e quindi bisogna, diciamo, rimetterli in ordine in maniera che venga con l'indice in base 2 giusto, o lo si fa prima o lo si fa dopo, d'accordo? E c'è, diciamo, se una buona introduzione la si prova anche su Numerical Recipe e anche su Wikipedia, ho visto, Wikipedia c'è anche il codice, se vi interessa, non ce l'ha tutti, perché appunto c'è il codice generico, però ci sono quelli un po' specializzati a seconda se uno vuole farlo su dati reali, dati complessi e così via. Però diciamo, datemi un'occhiata, perché non è banalissimo appunto fare trasformate e ottenere quello che si farebbe con carta e penna. Questo è quello che posso dire, quindi una volta come farla, perché poi si usa, diciamo, è una tecnica facile ma leggermente truccosa, e
e si fa il programma che dopo credo faccio le 10 di grido. Allora, quindi cosa succede? Che voi per la trasformata di Fourier partite da un coso reale, chiamiamolo o d'eta, no? 0, 1, qui c'è 2 alla m. Questi sono tutti reali, d'accordo? Quindi i dati che ottenete, i dati diciamo trasformati, si chiamano x, il dato trasformato x tilde k, quindi questo è xn. Allora, x tilde k come è fatto? Se il dato è reale, abbiamo che x, se non mi sbaglio, tilde n-k è uguale a x tilde k coniugato. Se non mi sbaglio, cioè i dati, no? Non sono chiaramente il numero di dati indipendenti è sempre lo stesso. Appaiono chiaramente questa volta a coppie di due, perché sono complessi. Ma il numero di dati indipendenti deve essere lo stesso, no? E sono lo stesso perché in realtà c'è, diciamo, la parte reale è la stessa tra quelli oltre, diciamo, la metà, e la parte immaginaria è al segno cambiato. Quindi in realtà sono metà dati, no? Perché gli altri metà li potete ricostruire semplicemente. Inoltre, x con 0 è reale, x tilde 0 è reale, e anche x tilde di n mezzi è reale. Per cui tipicamente ho visto sia in questi qui, mi sembra che almeno in questi due che ho controllato, funziona così. Vi restituisce x con 0 la parte reale tilde qui, x tilde di n mezzi qui, e poi qui abbiamo la parte reale x con 1 tilde, la parte immaginaria x con 1 tilde e così via. Quindi so, bisogna un po', credo, vorrei. Non so se no, aspetta, mi sa che qui differiscono, anzi, no, differiscono, mi sa che questo è numerica resi, mentre GS, questo mi sa che è numerica resi, mentre la GSL restituisce prima tutte le parti reali, però x con 0, parte reale x con 0 che è tutto x con 0, la parte reale di x tilde n mezzi, cioè la parte reale di x con 1, la parte reale di x con 2. E poi tutte le parti immaginarie all'incontrario, poi c'è im di x con tilde 1, im di x con tilde 2, mi sembra che questo sia l'impaccamento della cosenta f che l'avrei, ci sono parlato, già passato un bel po' di tempo per questo vi dico, provate a farlo una volta perché diciamo, vi rimanga impresso che bisogna stare attenti a cosa si sta approntando perché sennò chiaramente non torna nulla. Quindi guardate un po', insomma, almeno una volta provate a farlo. Allora, cosa dovrebbe venire fuori qui? Qui dobbiamo avere due picchi nella parte di, no? Corrispondente, diciamo, a omega 1 e a omega 2. Quindi quello che ci deve venire fuori è un picco qui e un picco qui. Allora, però il problema è chiaramente riuscire a avere, visto che non si può fare a mano questo qui, ampiezze e posizioni dei picchi nei posti giusti. Torna? Quindi l'esercizio che provate a fare, generatevi, che so, 1024, 2048 o qualcosa del genere, ma 2 alla 10, 2 alla 12 dati secondo questo. Applicate, cioè, veramente c'è una riga di istruzione per fare la trasformata di Fourier, un altro paio di riga, poi vi faccio vedere per ricombinare i dati in maniera che fanno avere lo spettro di potenze, se qui vogliamo solo il modulo, mettiamo di x tilde k, no? La fase ce ne importa di solito abbastanza poco,
ci interessa il modulo, d'accordo? E dobbiamo cercare di avere i dati, cioè di potersi ricostruire questo e questo e questo e questo leggendo questo grafico. Torna? Cioè, è il mio plot, metto il mouse qui e devo avere la x e la y, no? E sapere come fare a ottenere questi dati, la x e la y nel fine grafico. Allora, perché introduco questo? Perché chiaramente nell'analisi di Fourier si sa, si comincia a avere una indicazione di dove è il caos o eventualmente la stocasticità, no? Anche quando visivamente non si vede, e ovvero in particolare in caso quasi periodico, che voi potete tranquillamente mettere qui due frequenze incommensurabili, oppure farlo generare come si è visto l'altro giorno con quei due oscillatori accoppiati, no? Vi ricordate che davano delle cose quasi periodiche. Quando le plottiamo, vi ricordate, no? Abbiamo visto essenzialmente qualcosa che riempiva completamente tutto il nostro spazio, magari con dei buchi irregolari, no, diciamo, non è facile capire cosa sta succedendo. Viceversa, quando facciamo una trasformata di Fourier, vediamo che ci sono solo due frequenze, anche se sono incommensurabili, no? D'accordo? E chiaramente lo stesso lo possiamo fare con la mappa logistica. Cioè, via via che io cambio la A della mappa logistica, se sono, diciamo, nelle parti di... No, ricordate com'è il grafico della mappa logistica? Abbiamo qualcosa fatto così, no? Così tutti, diciamo, tutti raddoppio, poi arriva al caos, però qui dentro ci abbiamo, per esempio, delle finestre di periodicità, no? Vicino alle finestre di periodicità si vede ancora la traccia di questo, perché da qui si vedeva tutti, diciamo, addensamenti e così via. Allora, diciamo, è interessante mettersi in alcuni punti di questa qui, una volta che non c'è la routine, e vedere, chiaramente quando si va sulle finestre di periodicità devo vedere in modo periodico, quando ho fuori le finestre di periodicità devo vedere essenzialmente dei picchi magari periodici più una parte continua. La parte continua è già una prima indicazione di qualcosa che non è periodico, ovviamente, e quindi o è caotico o è stocastico, e poi vedremo un po' cosa vuol dire caotico o stocastico. Torna? E qui, diciamo, l'esercizio, ma vale la pena di farlo almeno una volta, perché poi l'analisi Fourier si trova così da tutte le parti, che, diciamo, provare a farla una volta numericamente, io da più volte le provare a fare, cioè, parte ci mise una settimana prima di riuscire a arrivare a un fondo. Poi disse, no, ma croccate penna è così facile, è possibile che numericamente c'è da bestemmiare così tanto? Per cui, diciamo, no, perché chiaramente non lo fa, chiaramente non è che avevo preso l'algoritmo fatto, no? Me l'ero scritto per conto mio, tanto che ci vorrà, non fa sfuriere, ho fatto normale, così, non tornava niente, cioè non c'era mezzo di farlo tornare come piano. Va bene, quindi, questo qui è per la trasformata di Fourier. Poi dopo, tra poco ritroveremo la trasformata di Fourier. L'altra cosa che possiamo fare invece, un'altra cosa che possiamo fare con la nostra serie di dati è essenzialmente costruire quello che si chiama una mappa di ritorno. Allora, una mappa di ritorno vuol dire prendere questi dati qui e, diciamo, decidere in quante dimensioni, quindi per ora D è il numero di dimensioni e la lasciamo come parametro libero, e poi un'altra cosa che ci può interessare è quello che si chiama il ritardo, se si chiamano D grande, poi chiamiamo R delay, è il ritardo.
Ovvero, dovrei decidere, facciamo una cosa, dopo lo vediamo direttamente. Prendiamo la mappa logistica, ci servono i dati, facciamo finta di dimenticarsi che è generata la mappa logistica. Poi li prendiamo e cominciamo a plottarli, per esempio, uno dopo l'altro, cioè con ritardo uguale a 1, pigliando le coppie, diciamo, di due, d'accordo? E plottiamoli proprio in due dimensioni. Oppure, sempre con ritardo uguale a 1, possiamo plottarli in tre dimensioni, cioè prendendo a triplette, o in quattro, così via. Oppure possiamo invece prenderli in due dimensioni con ritardo uguale a 2, cioè quindi ogni due. No? Oppure di nuovo in tre dimensioni con ritardo uguale a 2 e così via. Quindi possiamo scegliere sia il numero di dimensioni in cui lo vogliamo plottare, sia il ritardo. Ora, quindi mettiamoci nel caso A uguale a 4, no? Dove sappiamo che c'è il caos completamente sviluppato, si può cambiare anche A. E ovvero A uguale a 4 è quando siamo su questa parabola qua. Allora, vi dico di partire da questo perché l'altra cosa interessante, cioè, conveniente di A uguale a 4 è che se voi andate a farvi la distribuzione di probabilità della x, la distribuzione, insomma, l'istogramma di valore della x, ci sono, anche se non è uniforme, ma ci sono tutti i valori, no? Per cui, diciamo, si ricampiona tutta la curva. Allora, chiaramente, visto che voi state salvando questa x con 0, questa qui è x con 1, questa qui è x con 2 e così via. Quando voi vi leggete con l'intervallo uguale a 1 di due dimensioni, riplottate esattamente la curva. Cioè, vi ricostruite la curva partendo dai dati. Vi torna questo qui? No, cioè, essenzialmente questo qui è xn e questo è xn più 1, mentre dicendo. Quindi è chiaro che se li riplotto nella stessa maniera ritrovo xn più 1 funzione xn. No? E quindi in questa maniera mi accorgo subito che è un processo deterministico perché vanno a finire tutti su una curva. Se lo plotto questa volta in tre dimensioni, cioè li piglia a triplette, escono 1 escono 2 e li plotto in tre dimensioni, cosa viene fuori? Che vi aspettate venga fuori in tre dimensioni? X con n, x con n più 1, x con n più 2. Allora, diciamo, x con n rispetto a x con n più 1 è una curva. X con n più 1 rispetto a x con n più 2 è un'altra curva e quindi è una curva. Bene? Quindi mi accorgo che il sistema dinamico originale è un sistema a due dimensioni perché sta su una curva sta su qualcosa a due dimensioni. No, quindi in qualche maniera in questa analisi qui riesco a scoprire quanti sono le dimensioni di quello originale. A questo punto cosa posso fare? Per esempio lo potremmo fare con la trattoria di Lorentz, no? Quindi ci salviamo trattoria di Lorentz. Abbiamo, ricordate, no? Scriviamolo proprio direttamente come algoritmo. Abbiamo xn più 1 funzione di xn, yn, zn, poi abbiamo y, questa è una fx, yn più 1 è una fy di xn, yn, zn, e poi abbiamo zn più 1 è una fz di xn, yn, zn. Chiaro, questa qui è l'integrazione, per esempio, un semplice Eulero, però diciamo, per quanto ce ne frega a noi. In questo momento è semplicemente una mappa. Bene, di nuovo qui possiamo salvarci sul disco
chiaramente XU0, Y0, Z0, poi X con 1, Y1, Z1 e così via. E beh, chiaramente, se io mi riplotto così, ritrovo esattamente tutta la traiettoria. Ma la domanda è, cosa succede se io invece mi salvo solo una componente? O una qualsiasi combinazione, invece salvo anche questo, mi scrivo, mi salvo X con 0 più Y, cioè X con I, più Y al cubo, più seno di ZI. Perché faccio questo? Perché ovviamente l'idea è che il mio sistema dinamico è in qualche maniera il modello della realtà, ma io quando faccio un'osservazione sul sistema non mi ha detto che riesco a osservare le variabili, diciamo, intrinseche del sistema. Tipicamente lo proietto, questo problema qui, su un qualche sottospazio su cui faccio le misure. Che ne so, se sto misurando la temperatura di un gas, sto misurando qualcosa che è tenuto e mediato. Ma anche se riuscissi a farlo in maniera istantanea, mi darà solo l'energia cinetica in quel punto lì. Quindi tutto il sistema è proiettato su un'unica dimensione, non certo su tante dimensioni, ma del problema stesso, no? E quindi la domanda è: cosa succede se io ho una serie temporale, che è WI, fatta da una combinazione qualsiasi di dati? Allora, poi chiaramente sia nella serie originale che in questa qui, se io lo faccio in due dimensioni, diciamo essenzialmente troverò un mucchio di punti, non certo una curva, perché essendo il problema originale in tre dimensioni, in due dimensioni verrà chiaramente tutto sovrapposto. Non è detto che sia, potrei trovare delle strutture, magari vedo delle zone dove i punti si addensano di più o di meno. La cosa più interessante, che essenzialmente è un teorema di Ruelle-Tackens, è che se io invece ricostruisco il mio attrattore su uno spazio usando un numero sufficiente, il numero giusto di dimensioni, sistema, diciamo, ha certe caratteristiche topologiche simili a quelle del sistema originale. Per esempio, il sistema originale, no, è una specie di farfalla con due cose, diciamo, essenzialmente quasi bidimensionali. Se io ora lo rifaccio qui, prendendo per esempio W1, W2, W3 come tripletta, poi scalandole in maniera opportuna, non otterrò la forma originale, ovviamente. Però sempre otterrò qualcosa, magari con più ali, no? Che ne sono fatto così, però sempre con certe caratteristiche simili, cioè per esempio che i punti siano quasi piatti, no? E con certe caratteristiche appunto molto simili. In realtà appunto si può far vedere che se noi si ricostruisce la traiettoria, ora poi vi dico come, qui, dovrei riuscire, cioè alcune caratteristiche sono, diciamo, robuste, in particolare lo spettro di Akunov, cioè il valore di esponenti di Akunov dovrebbe essere indipendente dal tipo di trasformazione, e anche la dimensione frattale che ora vi racconto dell'attrattore, il che in qualche maniera, diciamo, ci consola, nel senso che ci sono delle caratteristiche che sono indipendenti dal tipo di codifica. Allora, adesso gli algoritmi, come si fa, diciamo, a fare queste cose? Adesso non ve le faccio fare le accettazioni perché sono abbastanza, sono delle dimensioni frattali, ma ancora si potrebbe fare. Allora, cominciamo con lo spettro di Akunov. Lo spettro di Akunov, per rifare lo spettro di Akunov ho bisogno di una traiettoria. Però qui c'è solo una serie di punti. Allora, la tecnica che normalmente si usa è la seguente. Prendo, cioè, tutto, cioè, plotto i miei punti, no? Che erano tra il punto 1, il punto 2, il punto 3, il punto 4, il punto 5, il punto 6, quindi, no, facciamo, mettiamoli come vettori, punto 3 va sul punto, ora, diciamo, non devono essere così, no?
Diciamo, dal punto 1 vado sul punto 2. Poi, perché faccio punto 3, mettiamo punto 4, diciamo, a un certo punto c'è il punto 6 e il punto 7. Allora, quello che mi aspetto è, se non sono molto distante, molto sulla traiettoria ovviamente, di riuscire a rivedermi il grafico del vettoriale del flusso sul mio trattore, se l'intervallo di tempo è parecchio basso, no? Normalmente non ce la faccio, cioè non ho i dati campionati così, con questa risoluzione da ricostruire direttamente il flusso, per cui in realtà viene fuori il disegno che facevo vedere prima, cioè che l'1 va qui e il 3 magari mi va a finire qui. Questo semplicemente perché magari il flusso è più continuo, ma avendo campionato dei intervalli di tempo molto lunghi non ce la faccio, no? Però quello che posso fare in ogni caso, dato un punto, e che io, quindi ricordiamoci, per fare gli esponenti di Apolloff noi l'abbiamo fatto prendendo direttamente da Jacobiano, non ci sarà speranza da quello di Jacobiano perché noi non sappiamo l'equazione di modo. Bisogna farlo con il metodo quello, diciamo, originale, cioè di fare una piccola separazione, lasciarle andare per un po', rinormalizzarlo, lasciarle andare e rinormalizzarlo. Quindi c'è bisogno di partire con due condizioni iniziali molto vicine. Allora, ci sono essenzialmente due tecniche. La tecnica più semplice è quella di dire, beh, prendo la mia condizione, se ho una serie abbastanza lunga vado a cercare nella serie un'altra condizione vicina a quella e guardo quanto si separano. Poi quindi un altro punto, vado a cercare nella serie un punto che sia abbastanza vicino e guardo quanto si separano. E questo, diciamo, è il metodo della serie di Wolf. Va bene? Quindi vado a vedere questi e mi faccio, diciamo, la statistica di tutti, diciamo, della separazione. Accumulo questa statistica e in qualche maniera ho un'idea almeno dell'esponente più grande. Il problema è che non vedo bene come, ricordate, come ruotano i vettori nello spazio tangente, perché qui li vedo a metà snapshot. Allora, la tecnica più raffinata, io ve la racconto e non ho mai provato a fare, è quella di, allora, diciamo, io ho tutti questi punti qui, qui chiaramente ci vuole un minimo continuo per fare il flusso. Voglio partire da questo punto qui, beh, allora me ne cerco un certo numero abbastanza vicino, vado a vedere dove vanno a finire, no? Quindi se questo qui era tra questi punti con certe distanze, vado a fare in maniera proporzionale la distanza da tutti questi qui e associo a questo, al prossimo punto di questo, questo punto qua, no? Allora quindi torno con che sto facendo, cioè piglio un intorno in cui suppongo che valga essenzialmente la linearità. Poi ci sono delle tecniche per controllare, perché chiaramente ne piglio un paio, li proietto e vedo se anche quell'altro si sta dentro a quello che mi aspettavo. Va bene? Quindi supponiamo che sia un intorno su cui io penso che valga un'ipotesi di linearità. Se c'è questo qui, dato un certo numero di punti dentro questo intorno, e dato un punto fittizio, io mi posso calcolare, se volete, i vettori che da questi punti mi portano al mio punto che mi interessa. A questo punto, sapendo dove vanno a finire tutti questi punti di questo intorno, mi posso, diciamo, derivare dove va a finire questo punto qui. E poi di nuovo continuare in questa maniera. E quindi in questa maniera costruirmi proprio tutta una o più traiettoria. Allora, se vi interessa questo argomento, credo ci sia un software che si chiama Tizen, è open nel senso che tutto il manuale e tutto, in cui, diciamo, di un ragazzo che poi è passato più di un anno in postdoc, ora è professore a Dresda, e che appunto si occupa di questi problemi qui, no? Per esempio, mi ricordo un seminario che faceva lui, il problema era che, diciamo, nel Mar del Nord c'erano tutti questi paleoliche, no? Però queste paleoliche hanno il problema che se arriva la botta di vento troppo forte si spaccano e costa più di soldi andare fino a lì e cambiarlo. Allora l'idea era di sviluppare un algoritmo che li facesse mettersi in posizione di riposo quando si pensa che stia per arrivare una botta di vento più forte.
E quindi loro avevano i dati di tanti anni, no, dell'andamento di queste pale e di quando si sono rotte, e al solito il problema era appunto quello di riuscire a trovare quando, diciamo, c'è una serie che sembra anticipare un evento di rottura e fermarlo per tempo. Chiaramente non si vuole fermarlo troppo spesso perché sennò ovviamente non funzionano più. Fino allora erano stati usati essenzialmente metodi statistici, cioè essenzialmente così, e lui, io non so con quale successo, intendiamoci, ha cercato di applicare questi metodi. Credo che gli è abbastanza successo perché gli hanno dato il contratto per poi metterlo in pratica. Il metodo, diciamo, un pochino più deterministici, perché diciamo, uno si aspetta che se, diciamo, il comportamento locale sia abbastanza deterministico, cioè perché avendo tanti dati per tanti anni, in una regione piuttosto ampia, si poteva trovare una parte deterministica. No? E questo è un po' il futuro di tanti analisi dati, cioè via via che si accumulano dati più lunghi, più precisi, no? Si dovrebbe poter aumentare il carattere predittivo Sismologia, deterministico. scusa. La sismologia, La scusa. sismologia è un sistema molto molto grande, però per esempio diciamo, la previsione del tempo, nonostante tutto, stanno migliorando, diciamo, parecchio, nonostante no, siano intrinsecamente difficili, intrinsecamente caotici, però adesso diciamo, ci si può abbastanza fidare delle previsioni del tempo. Le remote purtroppo ancora no, ma più che altro perché non c'avevamo modo di metterci i sensori. Cioè, in meteorologia quello che è successo è che ora abbiamo i satelliti, ci danno tanti più dati e quindi riusciamo a costruire modelli migliori, riusciamo a fare analisi dati in maniera migliore, fino a che non riusciamo a mettere i sensori. Però dopo vi racconterò dei modellini, quando si farà la parte auto-organizzata, vi racconterò modellini di terremoto che sono divertenti. Va bene, torna. Quindi questo qui è diciamo un'idea. Parliamo velocemente della dimensione frattale. La dimensione frattale sapete cos'è? Avete mai sentito parlare? Voi, forse fisici qualcosa, ingegneri, può. Devo parlare, ma insomma, Allora, abbiamo un'idea. sì, l'idea dei frattali è la seguente, che se io ho, diciamo, una domanda, mi posso domandare cos'è una linea, no? Cos'è una linea rispetto a un piano? Cioè, una linea so che è qualcosa che ha dimensione uguale a 1, un piano so che è qualcosa che ha dimensione uguale a 2, no? Ma supponiamo che io ho non tutta la linea ma solo dei punti. Quindi dimenticatevi che c'è la linea e il piano c'è solo dei punti. Magari non tutto bello così se è facile, ma magari diciamo su una porzione, su una striscia. Allora la domanda è, beh, riesco a capire che questi punti stanno su un piano o stanno su una striscia, su una riga o stanno da qualche altra parte? Allora, quindi, l'idea qual è? Diciamo, bisogna porsi in uno spazio sufficientemente grande, quello che si chiama lo spazio di embedding. E si mette i nostri punti. Dopodiché si fissa una dimensione, chiamiamola B, di una scatola, quindi dividiamo tutto lo spazio in scatole. Poi questa divisione la possiamo fare in varie maniere, eh? Se io vi faccio vedere una quadrettatura, che dal punto di vista algoritmico è facile, però dopo vi racconto un po' di quadrettature. Ancora ho fatto così, mettiamo pure così, insomma, le divido in scatole. Vado a contare, per esempio, quante scatole mi ci vogliono per mettere dentro tutti i miei punti. Quindi il numero di scatole per ricoprire tutti i miei punti. Questo qui chiaramente è una funzione di B. Chiaramente mi ci vogliono tanti punti, eh? Non è un giochetto che si può fare con 10 punti, se no è troppo facile. Allora, a questo punto ti domando, come cresce n di b
rispetto a B. Chiaramente quando diminuisco la mia scala, quindi a questo punto divido, non so se sta fatto di più, no? Divido tutto con, diciamo, di due la dimensione del lato, quindi diventano il quadrato delle scatole che ci voleva prima, per con i tutti in piano. Però mi domando, per ricoprire sempre i miei punti, quanto è aumentato n? Perché chiaramente, se i miei punti stanno su una retta, beh, questo aumenta come n, come diciamo, questo chiamano b alla q, q uguale a 1. Se i punti stanno su una retta, aumentano linearmente con la dimensione, con l'inversa dimensione della scatola. Se i punti stanno su un piano, ci sarà q uguale a 2. No? Quindi, questo esponente qui mi dice la dimensione dello spazio. Allora, quello che succede andando a vedere poi i dati reali è che in alcuni casi questo Q qui non è intero. E si possono sia costruire esempi algoritmici, no? Il classico è la curva di Koch, chissà come si scrive. Così? La curva di Koch funziona così. Prendo un segmento e lo divido in tre, elimino la parte centrale e ci metto altri due segmenti uguali, così. Poi ognuno di questi lo divido in tre, elimino la parte centrale e ci metto due segmenti, altri due segmenti ogni volta, fatti così. Poi rielimino la parte centrale e ci metto altri segmenti, ognuno di questi, fatti così. E ora non li ho eliminati perché quando elimino mi copia tutto. E così via. Allora, la domanda è, quanti quadrati, ma quanti bolli, insomma, ci vogliono per coprire questo oggetto qui? Allora, diciamo, uno può vedere che, diciamo, cerchiamo di metterli, vi ho detto appunto che si fanno a quadrettini così, no? In realtà si può equivalentemente scegliere dove mettere noi le palline, no? Diciamo, non cambia rispetto all'esponente. Quindi io posso anche andare a vedere la migliore disposizione di palline larghe tot per coprire i miei dati, no? Per esempio, comincio centrandomi su alcuni dati e levo anche tutti quegli altri che vengono coperti in questa maniera e continuo ad aggiungerli fino a che non me ne rimane più di uno. Quindi questo qui è proprio pallosso da farlo algoritmicamente, ma non ho bisogno di prealocarmi tutta questa matricione, di solito completamente vuota, e quindi dal punto di vista computazionale è più facile, no? Chiaramente anche lo posso fare qui, no? Comincio a mettere le mie palle, no? Quindi ce l'ho 4, no? Dopo la prima fase, poi 1, 2, 3, 4, no? E 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, no? Quindi quando sono 16, dopo la seconda fase, no? Quindi c'è, no, la prima fase 4, quindi con lunghezza uguale a 1, con lunghezza un terzo c'è bisogno di 16. No? Con lunghezza un nono ce n'ho bisogno di 32. 32 ce n'ho bisogno. 1, 2, 3, 4. La motiva 3, 4, quindi 64. Eh? E così via. Torna? Quindi che cosa c'ho? Ciò che un terzo alla n è questo. No? Corrisponde, quindi n di un terzo alla n è uguale a 4 alla n. No? E quindi se questo b è un terzo
Quicida fa comparire un terzo, no? E che voglio questo qui? Devo far fare una scena. Diciamo, l'idea è questa, che n di b deve crescere come b da q. Allora b è questo oggetto qui. E quindi io ho che n di b è uguale a 4 da n, me devo scriverlo come b alla n. Quindi chiaramente se diciamo se b è un terzo alla n, no? Mi deve venire come 4. Quando devo più mi verrà fuori, che ne so, fuori qualche cosa, sono un po' confuso. Comunque diciamo non è che l'idea è questa qui, d'accordo? Vedere quanti, me ne, quanti mi ce ne vuole prendendo b, che poi comunque è così, insomma, se qui bisogna ricavarsi n da questi due per cacciarlo qua sopra, no? Quindi vediamo logaritmo, quindi ho n logaritmo di un terzo uguale al logaritmo di 4, quindi n è logaritmo n, no? Mi viene logaritmo meno logaritmo di 4 su logaritmo di 3, una cosa simile. No? Sì. Per no? Cioè, sto cercando n, no? Sto cercando questo esponente qui. Una cosa seria, quando avete fatto questo, in realtà qui poi c'è un meno, perché ovviamente più b è piccolo e più n è grande, quindi come era definito direttamente con il meno. E quindi viene una cosa esagerata. Un terzo è uguale a 16, no? Non c'è la corrispondenza. Un terzo è uguale a 16, sì. Quindi se è forse c'è un n meno 1, insomma. Sì, no, ma diciamo, bisogna fare una cosa del genere, sì, ora l'ha fatto te. Diciamo, l'ordine è questo qui perché deve venire maggiore di 1, cioè questo oggetto qui è qualcosa che non è una linea. Ma non è neanche una superficie, quindi qualche cosa diciamo intorno così, può magari c'è qualche fattore, tanti fattori vanno via, ti interessa, cioè se è più 1, più 5, non c'è frega nulla, l'importante cioè sull'esponente c'è che importa, però insomma diciamo, dovrebbe tornare, poi magari lo faccio per bene, però sono un po' improvvisato, però l'idea mi sembra venga un numero in questa maniera. Torna? Allora, chiaramente quindi questo qui pure è un oggetto, beh, non così difficilissimo da implementare, per dimensioni di Hilbert che non troppo grosse. Chiaramente fino a che, diciamo, voglio trovare un oggetto che ha una dimensione entro 2, 3, 4, no? Cioè bisogna uno spazio di embedding almeno una superficie un po' sopra, l'intero più piccolo sopra, quindi almeno 3, 4, 5, lo si può fare. Sopra comincia a diventare un po' un casino, perché appunto c'è bisogno sempre di più, perché uno spazio a 5 dimensioni, prima di riempirlo anche solo con i punti che stanno su una retta, ce ne voglia tanti di punti per scoprire la retta. E chiaramente finché i punti sono isolati, trovo una dimensione uguale a 0. No? Sono punti isolati, quindi dimensione uguale a 0. No? Bisogna che ce ne siano talmente tanti che compaia una cosa, perché quando diventano piccoli non mi si separino, quindi c'è bisogno di tanti punti. Più è grande la dimensione di embedding, più ce n'è bisogno di punti, no? Il problema è che, per esempio, se uso la quadrettatura, la memoria del computer rapidamente mi esplode. Se anche uso i pallini, diventa estremamente lungo, perché per ogni pallino devo andare a prendere tutta la serie, quindi vado tutti quelli che stanno in quel pallino lì, no? E quindi, come al solito, cioè, ho memoria, ho tempo, eh? Quindi diciamo che questo giochetto qui lo si può fare di nuovo fino alla dimensione di embedding, che per l'appunto è quella che ci discrimina tra la roba bassa dimensionale e quella alta dimensionale. Cioè anche le capacità computazionali dei nostri computer più o meno distinguono tra cose basse e cose alte, nel senso che a meno che non ci siano i computer quantistici, quelli no, diciamo fino alla roba fino a 10 si riesce a fare, dopo no. Allora, però uno si potrebbe anche mettere una dimensione più piccola di quelle, diciamo, di quella vera, perché quando comincio io non so mica in che dimensione mi ci pongo, no?
quindi io ovviamente non è che comincio con n uguale a 10, comincio con n uguale a 2, no, con l'invenzione di embedding, no? 2, 3, 4, 5, fino a che a un certo punto voglio fermarmi. E quindi com'è che faccio a fermarmi? Allora, l'idea è di andare a plottare, appunto, cioè di fare questo calcolo qui, questo calcolo qui, cioè andare a vedere quanti quadretti mi ci vuole scalare con la dimensione del quadretto e calcolarsi Q. Ora, Q che cosa sarà uguale? Beh, se la dimensione embedding chiamiamola M, quindi se M è minore di Q, Q mi viene uguale a M. No, si è detto che se io prendo l'attrattore di Lorentz e lo plotto in due dimensioni, mi viene essenzialmente un piano, mi viene una palla di punti. No, se prendo la serie di Lorentz e la plotto in due dimensioni, visto che quella è tridimensionale, lo specificando due dimensioni, non vedo nessuna struttura, cioè vedo un blob di punti. E magari vedo qualche struttura, ma non vedo una curva. Se invece vado in tre dimensioni, comincio a rivedere la struttura. Ora, in particolare, l'attrattore di Lorentz ha dimensione molto vicina a 2, non mi ricordo se è 2,2 o 2,02, perché se vede che è quasi bidimensionale, non può essere 2 perché sennò non sarebbe caotico, ma è molto vicino a 2, no? Poi magari queste volte faccio vedere che ho scritto tempo fa, ritrovo il programma per calcolare la dimensione dell'attrattore. D'accordo? Quindi, se io vado a plottare al variare la dimensione di embedding il Q effettivo, mi aspetterei di vedere una cosa fatta così. Supponiamo che questo qui sia, che ne so, 2.02, come nel... facciamo un po' di più grande, vai. Facciamo 4 e 5. Beh, mi aspetterei di vedere 1, 2, 1, 2, 3, 4... e qui ci sarebbe 5, ma a 4 dovrebbe cambiare. Torna? E questa analisi qui è venuta fuori anche questa negli anni 80, questo tipo di analisi, e chiaramente cosa fece? Cosa ha fatto la gente? Ha cominciato a prendere tutti i dati possibili e immaginabili. E faccio questa analisi qui, ho trovato tutta una serie di articoli che ha riempito scaffali delle librerie, che la dimensione del tempo era 7, che la dimensione, che ne so, dei terremoti era 12 e così via. In realtà tempo, già sarà già un po' d'anni fa, c'è stato, non mi ricordo esattamente come si chiama, un di Venezia, ma me lo sentì in suo seminario, in cui riprese questi dati con i computer chiaramente migliorati e le ha provate a rifare, perché in realtà i dati non appaiono sempre così, anzi quasi mai appaiono così, ma appaiono più così. Non è con questa curva qua che, diciamo, sembra vagamente andare verso qualcosa di orizzontale, ma diciamo non ci si arriva, nel senso che quando qui si arriva a 12, 13, più un là di lì ci si va, no? E quindi magari la gente la aggiustava con qualche curva per andare a trovare. Allora, quello che fece questo tipo qui è la seguente cosa: ha preso i dati originali, gli ha fatto la trasformata di Fourier, ha randomizzato le fasi e li ha anche trasformati. Poi, a randomizzare le fasi è come rimescolarli durante la serie temporale, no? Quindi praticamente ha lasciato invariate le caratteristiche, diciamo, statistiche della serie, ma ha distrutto l'ordine, no? Allora, se il sistema era su un attrattore caotico, doveva cambiare radicalmente, se era un attrattore caotico basso dimensionale, perché perdevi tutta la struttura, diciamo, legata. Mentre, diciamo, se era qualcosa di diverso, no? E chiaramente non cambiavano questi dati, cioè erano insensibili al fatto di averli completamente rimescolati. Quindi, praticamente, chiaramente qualcosa cambia, c'è una certa separazione tra un certo numero di modi lenti e un numero di modi veloci, ma i modi veloci, che sono appunto quello che
alta dimensionale non scomparivano come uno sperava, ma restavano lì a rompere le scatole, no? E essenzialmente restavano lì a comportarci come rumore. E l'idea, almeno credo, che al giorno d'oggi si sa, è che in realtà questa curva, se potesse farla con ottima precisione, dovrebbe essere qualcosa così, cioè in maniera di dire, sì, ci sono un certo numero di modi, no? Che vanno a un certo tempo, ci mettono un altro numero di modi più veloci che stanno su un altro tempo, no? Un altro numero di modi che stanno su un altro tempo e così via, ma alla fine diciamo diventi tutti o quasi. Ovviamente quanto più sono separati, tanto più li vedi bene, quanto più sono mescolati, tanto più questa curva diventa continua. E quindi, vabbè, questo tipo di analisi, cioè la speranza di riportare tutto alla fin fine a sistemi basso dimensionali, è un po' stata abbandonata. Tranne ci sono dei casi in cui chiaramente succede, uno di questi casi, mi diceva, io dal seminario, erano alcuni sistemi di stelle, pianeti tipo stelle triple, o due stelle e un pianetone che girano intorno. In quel caso è chiaro che la separazione di gradi è talmente grande tra, diciamo, la massa del pianeta e quello che c'è all'interno del pianeta, che lo vedi proprio bello chiaro, cioè quello resiste, cioè quello, diciamo, è un vero sistema dinamico basso dimensionale, ma nel tempo per esempio non è così. Va bene, c'avevo altro da dire prima di passare, di montare lo schermo. La domanda che a questo punto ci si fa è: e invece cosa succede quando aumento il delay? Perché si è detto, prima si è parlato di costruirli, no? Proiettandoli eventualmente, ma mantenendo il delay uguale a 1. Però voi ci dovete pensare che il delay, quando si pensa al trattore di Lorentz, il delay è legato al delta T che noi usiamo per fare l'integrazione numerica. Ora, anche se si vuole mantenere l'idea che il modello, per motivi magari quantistici o così, sia discreto, il sistema reale sia discreto, in realtà sarà difficile che uno riesca a acquisire dati alla frequenza vera del sistema. È più probabile che uno acquisisca dati con un certo intervallo temporale legato alle caratteristiche della macchina che si usa per acquisire i dati, no? Allora, quindi è come acquisire i dati ogni 2, 3, 4, insomma, con un certo ritardo, se si deve chiamarlo R, sulla mia serie temporale. Cioè, quindi l'esercizio che, secondo esercizio, vogliamo fare è: cosa succede se io, appunto, mi genero la mia serie temporale così, ma plotto i dati in 1, 2, 3 dimensioni ogni R? Cosa succede? Vediamo la serie a quando esiste. Allora ricordiamoci che xn più 1 è f di xn. Ma se io non ce l'ho xn, perché mi ho preso ogni 2, ho xn meno 1, oppure non ho xn più 1 ma c'ho xn più 2. L'abbiamo già fatto, xn più 2 sarà f di f di xn, no? Quindi rimane una cosa deterministica. L'unico problema è che mi viene una curva più complicata, cioè invece che ritrovarmi questa curva fatta che così, mi devo ritrovare che la literata doppia era fatta che così, no? E poi se l'intervallo è 3, c'è l'interata terza e così. Allora, andiamo a vedere cosa succede in questi casi. Thank you.
allora che l'ho messa questa roba qui, 13, ah sì, faccio vedere, beh, velocemente l'algoritmo, questo qual è? No, questo qui, questo era fatto con Numerica RS, che l'avevo provato a fare, questo è con le GSL. Le GSL che le potete installare veramente, diciamo, sotto Linux con apt-get o quello che possiamo vedere, e sotto Mac, ovviamente Mac porta installa GSL. Sono, hanno un manualone ora. Aspetta, questo non è, vediamo se ce l'ho qua. Sono, è una libreria che vale la pena da avercela perché c'è un po' di. No. Download, se non l'ho spostata, eccola qua. Sta facendo. Questo, Firefox. Vediamo questo. Allora, diciamo, è una libreria che c'ha un po' tutto quello che potreste immaginare, c'è le cose di base, i numeri complessi, i sistemi per rappresentare i numeri complessi, i polinomi, funzioni speciali di cui appunto funzioni di Bess, di Eri e quelle che sono, ne sono milioni, e vettori e matrici, quindi diciamo fare un po' tutte le operazioni standard, no? Allocazione di matrici, più che altro una visione un minimo strutturata, per cui una matrice si porta con sé veramente una struttura, quindi c'ha sia i dati sia dimensioni e operazioni, diciamo, tra matrici. Non so se è fatta, mi sembra che sia fatta, diciamo, in C standard, qui c'era anche qualcosa di più elaborato, comunque permutazioni, combinazioni, sorting, tutta la parte di algebra lineare e la parte chiaramente di Fourier, sistemi per diagonalizzare matrici e così via, integrazione numerica di algoritmi, di algoritmi di funzioni, generazione numerica casuale, che ora ci arriviamo, e distribuzioni, cioè, un po' MATLAB, ecco, diciamo, però può essere più interessante avercela, no? C'è anche la parte di Monte Carlo, Simulated Annealing, direttamente fatta, la parte di, diciamo, Ordinary Differential Equations, e quindi diciamo che è un po' di tutto, come vedete. Vale la pena di sapere che esiste, è una cosa new, testata. Guardate, la cosa importante è che è testata, perché la usano tanti qui. E, quindi, diciamo, questa è cosa c'è. E appunto il giochetto che vi spinga a fare, provate a farlo, chiaramente se no tra qualche giorno l'avete sul sito, è di prendere appunto la funzione che vi ho detto, no? Poi di semi, no? Fare una trasformata di Fourier che è una riga e poi provare a vedere di sfruttarsi lo spettro di potenza per vedere se si ritrovano i dati. Provate un po' a farlo da soli, come vedete sono 45 righe in C, direi che è il minimo per un programma in C. E allora invece l'altra cosa che vi volevo far vedere, anche questa ancora ha più o meno la stessa lunghezza, c'era una volta, mi ricordo, una scuola estiva che organizzammo a Torino, c'era da un seminario un famoso fisico teorico, diciamo, che lavora molto sugli algoritmi, Dietrich Stauffer, ha lavorato anche in ecofinanza, ha fatto modelli di terremoto e così via, insomma. Ed è un seminario, cioè un corso bellissimo di come scrivere algoritmi, così, fare un po' di calcoli, alcuni modelli, diciamo, divertenti. E quindi mi sono una scuola e i ragazzi si casarono e cominciarono a produrre codici, no? E allora lui disse: mi raccomando, diciamo, non è permesso
consegnare all'esame un codice che sia lungo in righe di Fortran più dell'età di chi lo presenta. Siamo per evitare queste cose giganti. Secondo lui gli algoritmi dovevano essere, diciamo, malatamente pazzo. Mi ricordo che nei suoi algoritmi, i generatori numeri casuali, invece di farlo in libreria, ci avevano messo lì online un paio di moltiplicazioni, insomma, poi i moltiplicatori congruenziali con il numero 1. Vabbè, non era proprio lo stile più adatto, però quantomeno cercava di spingere verso la semplicità. Allora, qui semplicemente cosa faccio? Diciamo, come al solito, prendo un po' di argomenti opzionali, cioè se non ci metto niente, ho un transiente sempre di 100 passi, tanto per internalizzare le cose, un delay di 1, il coefficiente della mappa logistica 4 e un tempo di 1000 punti. D'accordo? E mi genera la serie di dati con queste caratteristiche. Allora, quindi vediamo cosa succede. Cerchiamo di trovare un terminale. Dovrebbe essere qui, quindi non so se c'è di già newplot. No. Newplot. Quindi plot da logistic return. Se non ci metto nulla è uguale a 4, no? With points, point size, mettiamo un po' piccino. Vabbè. Allora, quindi esattamente quello che vi dicevo, cioè se non metto nessun delay, metto delay uguale a 1, mi ritorna pari pari la mia curva di partenza. Allora cominciamo a mettere, mi sembra che appunto il primo argomento sia delay, sì. Quindi cominciamo a mettere delay uguale a 2, mi viene, no? La curva, diciamo, la seconda iterata, delay uguale a 3, mi viene la terza iterata, possiamo anche aumentare un po' la dimensione del punto. Però se io metto un delay, che ne so, 10, il problema è che non vedo più che cosa sto facendo. Per recuperare che cosa sto facendo, non devo aumentare il numero di punti, invece che 1000, cominciamo a mettere 10.000, non basta, no? Cominciamo a metterne 100.000, ne mettiamo anche punti più piccoli. Sai, mettiamo with dots, non bastano nemmeno 100.000, no? Un milione, comincia a vedere vagamente un po' di struttura, eh? Facciamo invece che 10, facciamo un delay un po' più corto, mettiamo 5 per esempio, con, no? Proviamo un po' a abbassare, se levo un po' di zeri, proviamo a mettere 7 qui, vedo poco e nulla, no? Se invece metto un altro po' di zeri, 7, comincio a vedere la struttura. Ah, quindi quello che vi dicevo, cioè se io non ho possibilità di fare tutti questi punti, rimango con questi qui. Posso vedere qualcosa, ma difficilmente riuscirò a ricostruire il carattere deterministico della faccenda, no? Se io riesco invece a avere più punti, comincio a vedere una struttura ben chiara. Cioè, se io, diciamo, se io ho un mercato finanziario e riesco a vedere questa struttura, divento ricco, mettiamola così. Perché mi basta stare 3 millisecondi, 3 microsecondi davanti agli altri e so esattamente cosa faranno gli altri. No, questa è un po' l'idea. No? Se però ho sempre 3 microsecondi ma non ho questi dati, non so che cosa, se uno mi fa questo pallino non so cosa farai 3 microsecondi dopo. Va bene, io direi che per oggi vi lascio, anche perché è venerdì, anche perché di solito che ripeto tutto il 9 il lunedì, visto che è la gente, no. Però se ci avete voglia, e magari lunedì lo guardiamo insieme, vi dico appunto, provate a fare tre cose, se ci avete voglia, o quattro, insomma. La prima è, vabbè, se volete giocate pure con questa mappa logistica, ci vuole veramente poco, provate a fare lo stesso per l'attrattore di Lorenz, magari si guarda se si ritrova, se ve lo faccio vedere subito cosa succede per l'attrattore di Lorenz, che avevo già fatto, e provate, se volete, a calcolarvi la dimensione di embedding, la dimensione frattale per l'attrattore di Lorenz. Può essere
divertente. E provate magari a farlo trasformare in Fourier, quello sì, provateci da voi, perché non è banalissimo. Dal punto di vista teorico non c'è nessun problema, dal punto di vista pratico invece non è banale. Allora, vediamo se ritrovo il... vediamo in quale degli anni passati... vediamo un po'... Lorenz... Se qualcosa si chiama Return, Logistic Ret... quindi questo qui, sono in Fortran, volevo scriverli tutti in Lorenz Embed. Questo qui dovrebbe essere, questo Lorenz Embed dovrebbe essere quello lì che si diceva, vediamo un po' se si esce comunque. N10-11, che quello che sto facendo in questi giorni è di scrivermi tutti in 5 gli erano in Fortran 90, per fare una libreria. Però è una palla, perché diciamo, il Fortran 90 è così compatto e quindi l'ambito per espandere tutto, così tutti i problemini con cui mi intreccio, per cui non ce l'ho tutti. FSD, tipo 10-11, Seletto Lorenz, poi si faceva prima se mi insegnavo un po' di Fortran 90 e via. Allora, abbiamo aperto open, dunque sarà Lorenz Embed. Vediamo un po' cosa fa questo qui. Per cominciare mi sembra che comandi lui new plot. Quindi mi calcolo, diciamo questo qui è semplicemente Eulero per Lorenz, con un certo delay, sì, semplicemente... fa esattamente quello che si è fatto per la mappa logistica, cioè mi stampa i dati con un certo delay, no? C'è un buffer e mi stampa i dati, e che cosa mi stampa i dati? Ecco, sì, una cosa strana delle tre variabili. Questo chiaramente basta cambiarlo, si può far stampare solo x con 0, solo z, solo y o qualcosa del genere. Allora, delay lo prendo, mettiamolo uguale a 1, per cominciare, direi che c'è altro da fare, no? Vediamo cosa succede, dunque G95, Lorenz Embed.f90, no, A.out, vediamo cosa viene fuori, allora questo qui, si vede poco questa proiezione che uscì. Proviamo a portare intanto solo una, vediamo se viene meglio. Come si fanno anche così, ma così i commenti mi fortano. Secondo me bisogna mettere molti più dati. Comunque, diciamo, si vede chiaramente che sono praticamente bidimensionali in questa maniera, no? Sono... proviamo a metterli un pochino... quanti sono questi dati? N. Andiamo un po' a stampare Y, forse Y si vede meglio. Questo è un milione di dati, un po' troppo. Sì, diciamo, forse è troppo, sì, mi sembra... ah no, aspetta, vediamo cosa sta plottando. Comunque. Forse il delay uguale a 1 è un po' troppo, vediamo il delay uguale a 5, vediamo cosa succede, sta portando semplicemente, diciamo, torniamo un momento indietro, abbasso 1,0 se non ci vuole troppo. Beh, il delay uguale a 5 è piaciuto un po'. È un numero, cioè un numero 10 prima. Questo è già più interessante. Allora, diciamo, qui si vede bene, insomma, una certa struttura, e si vede bene che di nuovo è un oggetto praticamente orizzontale, anche se chiaramente è tutto diverso dall'attrattore di Lorenz, no? Però le caratteristiche, diciamo, strutturali, almeno
a occhio, no? In particolare la, il fatto che è quasi piatto si mantenga. E questo si dovrebbe mantenere, rimettiamo quello originale, insomma fosse x con 0 più seno più z, qualcosa di questo genere, si dovrebbe mantenere appunto anche se io faccio delle cose strane sui miei dati, no? Continuo a vedere un oggetto praticamente bidimensionale, mi sembra un po' troppo bidimensionale, dovrebbe essere un po' curvato, però così è, se almeno non ci sia qualche errore, qui ora non è che l'ho, sembra un po' troppo piatto. Dall'altra parte qui è x, no? H, dunque H0.01 è delta t, questo è sigma, questo qui è r e 8 terzi era b, insomma è quello nella cosa che avevamo fatto. E boh, mi sembra il bagaglio, mi sembra che siano più o meno quelli di Lorenz, però non capisco perché se io metto delay, dunque questo qui, che fa 2 per delay, J1 è, anzi perché c'è un buffer circolare, no? C'è un buffer circolare in cui ci stanno 2 per delay oggetti, quindi I più delay 2, l'ho fatto, c'era un senso, mi immagino. Mi sembrano un po' troppo piatti, però scusatemi fuori quello lì. E invece vediamo un po' se c'è anche la parte, questo Lorenz AT che cosa faceva? Open Lorenz AT F90, questo mi sembra che faccia semplicemente il plot della cattura di Lorenz. Non vedo quello per la dimensione frattale, ce l'avevo da qualche parte, insomma comunque ve lo faccio vedere se riesco, se c'è tempo di tradurlo, non ci lunedì. No,